Episodio 5 di Loki, traboccante di easter egg, inside joke, riferimenti ai fumetti, cose assurde e veramente leggende urbane da far esplodere la testa. Bando alle ciance, andiamo subito al sodo. 42. Varianti di Lega Nerd, un saluto a tutti da Giacomo. Che dire, questo quinto episodio è un gigantesco easter egg con un episodio intorno, iniziando proprio dal titolo originale dell'episodio Journey into Mystery, che è proprio il titolo dell'albo in cui sono nati Thor e Loki, quando la Marvel non era ancora la Marvel. Che dire, tocco di genio. Il nostro Loki coccodrillo esiste, è proprio un Loki. A proposito, vogliamo il pupazzetto ASAP? Ma detto questo, esiste anche un Thor rana, che è proprio quello che vediamo per una frazione di secondo quando Loki scende giù nel bunker dei Loki. E in quella scena in cui prova a prendere un Mjolnir sepolto sottoterra, è dentro un barattolo con un'etichetta. L'etichetta è T365 dall'albo Thor 365, in cui è proprio contenuta la storia scritta da Walter Simonson, in cui c'è la trasformazione di Thor in un ranocchio. Chi lo bacerà? E parlando delle varie versioni di Loki, Kid Loki, che è una delle più interessanti ed è ritenuto il boss perché ha ucciso Thor, rispecchia esattamente quello che succede nel fumetto durante la saga Fear Itself, in cui non direttamente però nei fumetti Kid Loki, con le sue azioni, che vorrebbero essere d'aiuto, condiziona lo svolgere degli eventi e la morte di Thor. Probabilmente non è la versione che darebbe il Kid Loki della serie TV di Loki, però è interessante vedere come c'è questo parallelismo col fumetto. E poi, lo avevamo citato nel video precedente, come non ricordare anche l'apparizione esilarante del Loki candidato alle presidenziali, presumibilmente del 2016, americane, proprio come si vede nell'albo scritto da Christopher Hastings e realizzato da Langdon Foss, di cui vi ha parlato anche il nostro Zet nel video che vi linkiamo qui, di Il Trono del Re. È davvero una scena molto esilarante, anche qui personaggio preso di peso dai fumetti e buttato dentro. Ma dicevamo proprio degli easter egg, più easter egg di così. Si muore, si parla di leggende urbane, si parla di un void, un vuoto ai confini del tempo, alla fine del tempo, che contiene un sacco di roba lasciata lì a morire. Si inizia subito, all'inizio dell'episodio vediamo uno schermo della TVA che ci mostra la scritta di una località, Oak Island. Oak Island è un'isola della Nuova Scozia, in Canada, che secondo alcune leggende ospiterebbe dei grandissimi tesori che però non sono mai stati trovati. C'è chi dice che ci sono i tesori dei vichinghi che sono arrivati lì per primi, c'è chi parla dei tesori di Colombo, c'è chi parla dell'Arca dell'Alleanza, insomma, tutte leggende urbane mai verificate. Ma poi vediamo il mitico disco volante che sarebbe stato ritrovato a Roswell il 2 luglio del 1947, dando vita probabilmente a quella che è la più grande leggenda che appartiene agli Stati Uniti legata agli alieni. Ma vediamo anche una nave presumibilmente ottocentesca, che potrebbe essere la famosa Mary Celeste, scomparsa nei mari e ritrovata vuota, senza equipaggio, oppure l'olandese volante. Chi lo sa? Ma probabilmente per i cacciatori di leggende urbane la USS Eldridge, questa nave militare che vediamo comparire dal cielo e fagocitare dal temibile Elliot, è uno degli easter egg più gustosi, perché questo cacciatorpediniere della Marina americana sarebbe stato al centro del cosiddetto Philadelphia Experiment, ovvero né più che meno un esperimento di teletrasporto fatto dagli scienziati per conto dell'esercito americano. Ci avrebbero messo lo zampino addirittura gente come Einstein e Tesla in tempi passati. Quindi, ecco, è molto interessante la teoria della sparizione di questo cacciatorpediniere dal porto di Filadelfia, e si sarebbe materializzato a Norfolk e poi tornato indietro. Naturalmente anche qui potete leggere per mesi e mesi tutte le teorie, ma vediamo un po' che ne cavate fuori. Ma nel void abbiamo veramente un'incredibile quantità di monumenti, dettagli, edifici, ok? A iniziare da quello che potrebbe essere il faro di Alessandria d'Egitto, una delle meraviglie del mondo antico, però
probabilmente quello, chi lo sa, però vedremo altro dopo. La Stark Tower, che avevamo già intravisto nella scena post-credit, però ha una scritta, Quang, che appartiene a una serie di fumetti nel 2015 in cui appunto Tony Stark vende la torre alla Quang Enterprises, che guarda caso è un covo di cattivi che vogliono distruggere gli Avengers dall'interno. Abbiamo poi il relitto della Darkcaster, cioè l'astronave di Ronan l'Accusatore, il cattivo di Guardiani della Galassia. Vediamo i rottami di una versione probabilmente dell'Helicarrier, ovvero il grande mezzo dello SHIELD che abbiamo visto in Avengers. L'elicottero di Thanos, il Thanos Copter. Beh, dovete capirli, erano i fumetti degli anni 70, era veramente una bizzarria assurda che si erano inventati gli autori dell'epoca, che è diventato poi oggetto di scherno, sì, un po' come la Jeep dell'Uomo Ragno, che guidava la Jeep con i colori, no? Rosso e blu, ve la ricordate? Una cosa schizzoide degli anni 70 che gli autori di Loki hanno voluto infilare in questo void. Prima di proseguire, se ti piace questo video e gli altri video che stiamo dedicando alla cultura pop, pollice su oppure pollice giù, un commento per spiegarci perché e poi iscriviti e attiva la campanella. Ci sono poi delle teste giganti non ben identificate, però alcune sono abbastanza riconoscibili, potrebbero essere degli omaggi all'elmetto di Yellow Jacket, Calabrone, cioè il cattivo del primo Ant-Man, ve lo ricorderete di sicuro, oppure del Tribunale Vivente, in un altro caso, altro grande personaggio memorabile della Marvel, ora che ha tre facce, ci sembra un po' tirata per i capelli, però le teorie sono sempre teorie. Abbiamo la piramide di Cheope, abbiamo la Sfinge, anche queste, chi lo sa, sono state un evento Nexus, le ha costruite qualcuno di alieno, una forza strana e mistica, e chi lo sa. E poi l'arrivano i nostri di Mobius su questa auto per la consegna delle pizze di Skinny Pizza, probabilmente non è un easter egg di nessun tipo, è un inside joke, nel senso che come la Pixar mette furgoncini di Pizza Planet in giro per tutto il mondo, nel video dedicato a Luca, che vi linko qua, abbiamo fatto la disamina, abbiamo visto come c'è addirittura un ape piaggio con l'insegna e il dirigibilino di Pizza Planet sul tettuccio, e qui invece abbiamo Skinny Pizza, forse è una presa in giro bonaria alla Pixar. Ma sempre tornando alle leggende urbane, nel covo dei Loki vediamo un cabinato arcade degli anni 80 con scritto Polybius. Ovviamente anche qui c'è una teoria del complotto, il Polybius sarebbe stato un cabinato arcade capace di ipnotizzare e rendere allucinate le persone, alterandole psichicamente, rendendole soggiogate, allo stesso cabinato che avrebbe tolto la voglia di giocare ad altri videogiochi, anche qui. Potete andare nella tana del bianconiglio cercando tutte le leggende urbane sul cabinato Polybius, noi ve lo consigliamo, ma naturalmente ve lo sconsigliamo al tempo stesso per la vostra sanità mentale. E poi c'è anche un bellissimo flipper che fa mostra di sé, che si chiama Space Mission, è stato prodotto dalla Williams, veramente, e c'è questo meraviglioso disegno spaziale che rappresenta la Soyuz. E proprio alla fine della sequenza ambientata nel rifugio dei Loki, con l'arrivo del Loki politico, dove tra l'altro è accompagnato da altre versioni alternative di Loki, oppure dei pasticcioni predatori che sembrano un po' dei pirati, e adesso ci arriviamo, tra cui tra l'altro una delle versioni dei Loki, il Loki un po' mandarino che abbiamo visto nel primo episodio in versione olografica, come non pensare, dopo che abbiamo parlato del Mago di Oz nel video precedente, a Peter Pan in questo caso, perché, il Loki politico ricorda un po' il Capitano Uncino, oltretutto il coccodrillo gli morde e gli stacca una mano e poi la rissa che ne consegue sa un po' di spugna e la sua ciurma insieme al Capitano Uncino che combatte con i bimbi sperduti, che in questo caso sono le proiezioni del Loki anziano. È davvero molto molto alla Peter Pan, chissà se il Loki politico è sopravvissuto e poi si è messo un uncino al posto della mano staccata. E avviandoci verso la fine dell'episodio, come non parlare di Alioth, che abbiamo visto fin dall'inizio come minaccia galattica, questa coltre di fumo con una faccia da mostro, da drago, insomma, che uccide, distrugge tutto quello che incontra, salvo poi essere fermato da gemelli nel segno del destino, Loki e Sylvie alla fine. Anche Alioth arriva direttamente dai fumetti. Nei fumetti è un essere veramente temibile, potente, che ha sconfitto lo scorrere del tempo, che ha fatto un dominio di milioni di anni, che è addirittura capace di impaurire Kang il Conquistatore. E vabbè, qui viene un po' leggermente depotenziato, ma vedremo se
verrà ancora utilizzato oppure era solo il guardia di porta, arrivederci e grazie. E dunque, arrivati alla fine, abbiamo la rivelazione di questa antica magione un po' inquietante, dove dovrebbe risiedere colui che ha creato l'inganno o comunque la TVA come struttura che inganna i suoi stessi personaggi che ci lavorano all'interno, che sono tutte varianti. Chi c'è? Chi sarà il grande avversario che dovremo vedere nell'ultimo episodio e dovremo anche vedere risolta tutta la questione? In giro si vocifera che potrebbe essere colui che rimane, personaggio dei fumetti creato da Len Wein e John Buscema, e che, beh, in realtà è il vero creatore della TVA, un'entità che comunque sta dietro le quinte, non è assolutamente famosa né conosciuta. Chi lo sa se sarà proprio lui il personaggio che sta dietro le quinte a tutto questo, o se l'ultima puntata, l'ultimo episodio ci riserverà una sorpresa clamorosa. Noi ci speriamo, comunque sia speriamo in un gran finale, e come sempre commenta, lascia un like o un dislike, dici se ti è piaciuto questo video e iscriviti e attiva la campanella per non perdere neanche una notifica. Ci vediamo alla prossima, ciao!